Dai, pronti. Sì, buongiorno. Oggi è il 21 aprile del 2024 e richiamata da un video di commemorazione di questa data presso Monte Sacro, mi sono recata nel parco corrispondente e aspettandomi di ritrovare, come l'anno passato, la statua di Simón Bolívar. E con molta sorpresa ho trovato soltanto la pedana e la statua non è più esistente. E poi, mentre ero qui che aspettavo altri amici per questa commemorazione, mi è stato detto che questa statua un mese fa è stata vandalizzata a due riprese, e una prima volta buttata giù e poi dopo proprio fatta a pezzi la settimana successiva. E non sappiamo chi ha annoia la storia dell'umanità, però comunque questo è un luogo sacro da un lontano passato, perché comunque è il luogo in cui Simón Bolívar, la statua appunto che è stata abbattuta di questo personaggio storico importante, che è stato il libertador dell'America Latina contro i soprusi della Spagna in quelle terre, e quindi è una figura comunque amata in tanti paesi dell'America Latina, perché le sue battaglie sono state conseguenti a un giuramento che fece proprio qui in questa Monte Sacro, e che era un luogo già che all'epoca dei Romani era stato il luogo dove si erano rifugiati secessionisti. I secessionisti di Roma, che erano sempre chiamiamoli plebe. La plebe, che, il popolo non era la plebe. Sì, era diciamo gli artigiani, esatto, di Roma, che comunque venivano mandati in guerra e poi dopo anche fatte pagare le tasse e quindi naturalmente venivano spolpati. Da chi? Fatti pagare le tasse da chi? Io non lo so esattamente da chi. Dai tassatori, dai patrizi. Certo, i patrizi. Dai soliti, però, dai. Ecco, allora io non ho approfondito in quel passato, diciamo, dove andavano a finire le risorse del popolo. Probabilmente andavano a finire in guerre varie, però c'era sicuramente una classe che viveva meglio di un'altra che invece lavorava. Ma molto meglio! Quindi questa storia che si ripete, cioè la piramide che si ripete nel tempo, è una vecchia storia che dovremmo superare in questa nostra epoca, ma che comunque stentiamo a fare perché è stato interiorizzato questo concetto di subalternità, che per vincere il quale richiede una grande forza di animo e anche di lavoro per essere autodeterminati nella propria esistenza e non avere persone che ti dicono ciò che devi fare, no? E capirlo da solo implica molti passaggi. Però comunque noi oggi che siamo qui rinnoviamo questo spirito combattivo per una evoluzione dell'umanità, e quindi passerei la parola a chi mi ha preceduto in questa. Io tra l'altro sono reduce da un viaggio in Colombia e sono stata nella casa dove è morto Simón Bolívar, ed era per questo motivo che avevo piacere di ritornare qui con tutto ciò che avevo appreso nel mio viaggio, anche sapendo che lui probabilmente o qualcuno intorno a lui in Venezuela aveva fondato una città chiamata Monte Sacro. Quindi passo la parola ad Orazio e grazie.